Bravo, Bravo to base. Cuba Coast Guard spotted at 2380 by 8177. Appena un anno dopo la presenza in concorso con il gioco delle coppie, Olivier Assayas torna alla Mostra di Venezia con Wasp Network, cambiando, come spesso nella sua filmografia, ambientazione, genere, registro espressivo. Ispirato ad una storia realmente accaduta, il nuovo film del regista francese, autore anche della sceneggiatura, parte da L'Avana nel 1990, mostrando la fuga in aereo di un pilota di linea che lascia moglie e figlia per volare a Miami, dove lo raggiungeranno altri dissidenti cubani. Wasp Network parla di loro, delle loro mogli, delle loro famiglie, di identità plurime e fasulle, di infiltrazioni nei gruppi terroristici anticastro. L'arresto è crudo. 4 bombe. Un turista morto. Ti senti responsabile? No, io, claro. Tenemos que haberlo evitado, por eso estamos aquí, ¿no? Hicimos todo lo que pudimos. Rastreamos toda la comunicación, desmantelamos la organización también. Una descrizione puntigliosa, quella di Assayas, che si snoda lungo un arco temporale di una decina d'anni, rimbalzando di continuo tra Cuba e la Florida, con brevi soste in Porto Rico e Venezuela, ma che prosciugando ogni pathos in virtù di una ricostruzione asettica, contando di precisazioni sudate, fatti e didascalie conclusive sul destino dei veri protagonisti, riduce il proprio sguardo ad una piatta oggettività. Un film orizzontale, dunque, lontano dall'incisività di Carlos, la serie TV di Assayas, in cui il protagonista è lo stesso di Wasp Network, Edgar Ramirez, con personaggi che qui non riescono mai a diventare tridimensionali, nonostante doppiogiochismi ed intercettazioni, espatri e rimpatri, attentati ed arresti, compresi due spenti, Gael García Bernal e Penelope Cruz, lasciati ai margini da uno script senza un vero baricentro narrativo ed emotivo. Sì.